classifica in questo momento recita Regina all'ottavo posto. Parte Rodriguez, batte Plizzari che viene spiazzato. Occhio alla partenza di Pal con i tempi giusti servito. Pallina di rigore, pallone sul sinistro, prova a calciare la parata, poi Mastur. L'ex Roma cerca ancora Azzaggiu. No, e Cissé. 1-1. Occhio Azzaggiu dentro. E non ci credo. Pal pressato, rubato questo pallone. Occhio a Cissé, Plizzari. E poi non ci credo. Che sfortuna anche. Occhio a Zampano. E c'è il gol del Frosinone con Ardemagni. Poi Roden, zona cross. Lo mette sul secondo palo. Ma non si può lasciare libero così Ardemagni. 2-0. Che vede lo scatto dalla parte opposta di Rolando. Lo serve con i tempi giusti. Occhio a Rolando. In area di rigore. Rolando prova il destro. 2-1. Tumminello. Scambio con Rolando. Attenzione perché ha preso velocità. Rolando può attaccare l'area di rigore. Rolando. Zona tiro alla prova. Regina. Che passa in vantaggio. Col secondo gol consecutivo di Rolando. Va ancora di Tacchio. In area di rigore di Tacchio. Colpisce. Secco. Sul primo palo. It's the final countdown. Ne mancano 10 alla fine del campionato di Serie B. Poco più di 60 giorni e il campionato di Serie B sarà terminato. Rush finale per la squadra di Zlatan verso la Serie A. Entra in area Rolando, la mette Mastur, stoppo di petto e pallone messo in rete per l'1-0 Regina al 49esimo minuto. Occhio all'inserimento e c'è il gol della Cremonese in area di rigore. Uno sguardo al centro, prova a metterla Mastur, Hakim Mastur all'82esimo. Passiamo ancora noi. Largo da Simba che prova il cross sul secondo. Ci hanno bucato. Può andare al cross sul secondo palo e c'è il gol. Fa girare per Brignola che calcia. C'è il 2-1. Ma la partita è praticamente finita. C'è Čonek dietro. Occhio alla sponda. Ancora Čonek in pressing. Il pallone in profondità. Gol. Va bene però. Che cosa hanno inventato questi? Adesso attenzione al cross dalla bandierina. Con Menez che cerca Denis. La palla resta lì. Ed è Stavropoulos che fa un gol bellissimo. 1-1. Ce la fa momentaneamente. Poi serve Denis. Zona tiro. Parte il tanque. È il tanque Denis. Pal in area di rigore, Pal non sbaglia, Kenneth Pal, e siamo in vantaggio al 36esimo minuto. Lancio per lui, Pal uno sguardo al centro, la mette per Denis che non sbaglia. All'indietro ancora da Mazzitelli dentro, attenzione 3-2. I can't believe it. Eravamo in pieno controllo di questo match. Sembrava tutto semplice e alla fine ci siamo fatti riprendere. Palle la mette per Denis che lo sbaglia. 3-3. Ha segnato il nostro tanque. Soddimo non fischia l'arbitro. Occhio a Soddimo. Prova ad avanzare. Soddimo calcia. La palla resta ancora lì. Soddimo. Non ci credo. Era finita da 1 minuto e mezzo. Tutti a terra i calciatori della Regina. Era finita. Da 1 minuto e mezzo l'arbitro ha lasciato proseguire e Danilo Soddimo ha trovato il gol del definitivo vantaggio Pisa. Dentro di Francesco, chiude l'1-2, Valotti in area, Floccari. Non è possibile. Non è possibile. 5-1, ancora manita della Spal. Punti disponibili, 8 punti dai playoff. Vincere ora diventa un imperativo. Dopo la pesante sconfitta al Paolo Mazza contro la Spalla per 5-1, ora il gioco non si fa duro, ma d'acciaio per gli Amaranto. Sono 7 i punti che ci dividono dall'ottavo posto perché il Cosenza ha perso con il Cittadella 1-0. Occhio a Stefinski, le finte prova a calciare gol.
Dichiara rinvia, ma troppo centrale, occhio a coda, 2-0. Non ci credo, non ci credo. Siamo completamente nel caos, proprio come la Roma. Con Pal che può mettere dentro questo cross zanellato, 2-1. Si fa vedere Rinaldi, vuole il movimento di Rolando, prova a servirlo in area di rigore. Rolando cerca uno spazio per il cross, la mette Rinaldi! Rinaldi! È il primo gol con i grandi! È il primo gol con la Regina! 2-2! All'88esimo! L'abbiamo rimessa in piedi e abbiamo pareggiato sulla fascia. Cross al centro, Bjarnason svetta su Ranieri e il Brescia avanti. Si va dalla parte opposta dove c'è Di Tacchio che può attaccare. Occhio a Brignola in aria. Brignola! 1-1! La Regina è tornata in partita con il gol di Enrico Brignola. Occhio a Di Tacchio, ancora il movimento esterno di Brignola, servito in area di rigore. Brignola messo giù, calcio di rigore. Fallo di Ragusa, che era tornato in spaccata. Ha spostato il pallone Brignola e si è guadagnato il calcio di rigore. Parte Denis! German! Denis! E il tanque ci porta in vantaggio all'86esimo minuto. Fino in fondo Rolando alza la testa, c'è dentro Denis, lo cerca! German! Denis alla prima occasione di questa partita. Passiamo avanti al 15esimo minuto con il tanque. Rivas ha visto il movimento di Rinaldi, prova a servire l'inserimento di Krisetic, ancora Krisetic dentro da Rinaldi, splendida l'azione, lo scambio tra i due e Rinaldi mette dentro il secondo gol da professionista, il secondo gol in questa stagione. Vediamo se fa correre ancora l'arbitro, sono passati 30 secondi oltre il recupero e finisce qui. Vinciamo 2-1, Regina 2, Cosenza 1, 3 punti fondamentali. E adesso sì, e adesso sì che guardiamo le altre. Zuffa playoff, 6 squadre, una posizione sola e 3 giornate alla fine. Solo 3 gare ciascuno per decidere chi agguanta l'ultimo posto valevole per l'accesso ai playoff e quindi la possibile promozione. Buonasera e benvenuti al Cino e Lillo del Duca di Ascoli. Ascoli che in questo momento staziona all'ottava posizione, in questo momento è qualificata ai playoff. Regina che invece dista 3 punti ma con uno scontro diretto che è a favore appunto dei marchigiani, che hanno battuto 2-0 la squadra di Mr. Zlatan, che oggi cercherà innanzitutto di vincere per riportarsi a pari punti, magari anche con uno scarto importante, per cercare di agguantare quella tanto agoniata, tanto sognata posizione. Questi sono gli sguardi per il cross, pallone che torna dalle parti di Donis, dentro, vince anche un impallo, poi il pallone passa. 1-0 Ascoli al primo affondo, siamo già sotto con Darfalù, il numero 13, tutto questo campo, ancora Rivas, è velocissimo, prova a puntare l'area di rigore, Rivas centra in questo momento, Rivas prova la conclusione, Ndiaye non trattiene e allora la Regina torna in parità al 30esimo minuto, ancora lì lo mette per Brignola, Ndiaye che arriva in questo momento, occhio all'imbucata per Brignola, Brignola in area di rigore, Tumminello non ci arriva, non ci credo ragazzi, così no. Poi zanellato in pressing, alla fine esce l'Ascoli e finisce qui 1-1 tra Ascoli e Regina. Meritavamo qualcosa in più ma non abbiamo raggiunto il risultato, quindi adesso dobbiamo metterci lì e pregare. Pallone che resta in aria, poi Cianek allontana, Rivas dentro, la regalata a loro e c'è il gol di Giallo. Ci siamo sgretolati, sgretolati a un passo dall'obiettivo. Il Vicenza ci batte 4-2 per questa Regina. La Serie A non sa da fare. Comunque stagione da cancellare per quanto riguarda la fase difensiva. 72 gol subiti sono troppi, un'eternità. Nessuno in Serie B ha fatto peggio di noi, addirittura la Regina ne ha presi 5 in meno. Gol fatti molto buono, 59, siamo il quarto miglior attacco della Serie B.
Questo è stato quindi il terzo riassunto che esce qui su YouTube, il terzo riassunto della settimana della nostra carriera con la regina, che però è arrivata al termine della prima stagione che non è stata felicissima, come avete visto. Purtroppo non abbiamo raggiunto l'obiettivo di quantomeno partecipare ai playoff per salire in Serie A, ma non c'è tempo per piangere, per fermarsi, per ragionare troppo. Da domani si riparte subito per formare una squadra ancora più forte, che stavolta non deve neanche passare per i playoff, ma cercare di raggiungere la Serie A direttamente dalla stagione regolare. Quindi domani passate su Twitch dalle 17, io sarò online, che inizierà il calciomercato e inizierà una stagione tutta nuova. Forza Regina, un bacione da Zlatan. A domani.